Siamo rimasti in pochi, però penso che sia una buona occasione quella dopo il bagno di realtà che ci hanno offerto queste aziende. Insomma, una mattinata un po' a volare alto, poi le esperienze regionali che hanno già iniziato a farci toccare la realtà, ma il pomeriggio devo dire che è stato personalmente un buon bagno di realismo e di problemi concreti. L'obiettivo della tavola rotonda di oggi pomeriggio è provare a chiedere ai portatori di interesse, in realtà delle principali associazioni ambientaliste e associazioni di categoria agricole, cosa ne pensano, diciamo, dei temi che abbiamo affrontato questa mattina. Chiederei di presentarci, più o meno insomma ci conosciamo un po'. Ordina la tavola rotonda con me il dottor Danilo Amarandola del CREA. Antonio Nicoletti, Legambiente. Sì, Maria Grazia Mancini, Federbio. Franco Ferroni, WWF Italia. Federica Luoni, Lipu. Domenico Mastrogiovanni, Confederazione Italiana Agricoltori. Francesco Ciancaioli, vuol dire? Mario Ferrazza, Confagricoltura. Ok, l'idea che avevamo, insomma, è di rispondere magari con qualche domanda un po' più di dettaglio rispetto alla domanda guida che c'era anche nel programma, ovvero quali opportunità e sfide sono legate all'agricoltura e allo sviluppo rurale nelle aree naturalmente e nelle aree protette. Stamattina abbiamo visto che il contesto normativo importante che fa da cornice, insomma, agli impegni di Natura 2000 delle aree protette e poi grazie all'intervento di Susanna D'Antoni il tema importante dell'uso sostenibile dei fitofarmaci sono di fatto le due direttive Natura e la direttiva 188. E gli impegni per quanto riguarda l'agricoltura nelle aree protette nei siti Natura 2000 sono collegati agli impegni ovviamente di queste direttive che costituiscono di fatto la famosa baseline. Però si è parlato tanto anche del fatto che quando manca la baseline è difficile attivare le misure indennità Natura 2000, che le misure indennità Natura 2000 probabilmente non sono una misura sufficiente per garantire, diciamo, la competitività e la sopravvivenza delle aziende all'interno dei siti. L'importanza di usare probabilmente in maniera più sinergica, più compenetrata le misure agroambientali, le misure indennità Natura 2000, quindi comunque un buon dialogo e una buona integrazione, l'abbiamo detto tante volte stamattina, con chi scrive i programmi e con chi scrive le misure di conservazione, insomma, diciamo che ci muoviamo in questo contesto. E quindi abbiamo provato, Danilo, a buttare giù un set di domande. Che vi proponiamo a scelta, nel senso che non abbiamo molto tempo, ma ci sembra importante che magari in questo set di domande che adesso vi presentiamo, scegliate quella che vi sembra più pregnante, quella più importante per dare una risposta alle criticità che da qui alla fine di questa programmazione, ma soprattutto guardando oltre il 2020, molto nel concreto, visto anche i problemi che ci hanno raccontato aziende virtuose, perché fossero tutte così, le aziende agricole nei siti Natura 2000, purtroppo sono aziende che queste sfide non le hanno ancora vinte. Quindi, insomma, l'idea è che scegliate in questo set di domande, quella che sembra più pregnante per dare delle possibili risposte. Allora, di queste sono chiaramente sono più che altro degli spunti a cui, sui quali vogliamo cercare di concentrare le discussioni. Io li leggo anche e soprattutto in visione della preparazione del post 2020, quindi il nostro augurio è che dalle discussioni emergano elementi utili a corroborare i lavori che stiamo facendo, che stiamo avviando sul post 2020. Allora, io diciamo, ho dato più un'occhiata ai temi agricoli, mentre Laura lascio di più la declinazione di quelli più ambientali. Allora, la prima questione sul post 2020, mi sembra che una questione è quella, si gioca sulla condizionalità e sull'asticella della condizionalità che può salire e scendere. E se la condizionalità di base sale e scende, anche, cambia anche il livello della premialità. Quindi, la prima domanda, la PAC tra condizionalità e premialità? Chiedo soprattutto ai rappresentanti del mondo agricolo dove
siamo chiamati a fermare questa asticella delle condizioni che tutti gli agricoltori dovrebbero rispettare, soprattutto in aree particolarmente sensibili, e dove diciamo, deve iniziare la fase del premio, quindi cosa deve essere invitato, diciamo, gli agricoltori dovrebbero fare di default e fare bene, imparare a fare meglio, e cosa invece è meritevole di essere incentivato e premiato, quindi cosa sopra e cosa sotto. Anche dalle punto 2, anche dalle esperienze viste prima ci sembra di capire che il tema della diversificazione, della produttività aziendale, quindi la possibilità di fare turismo, di fare filiera corta, prodotti di qualità, siano un'occasione per valorizzare il fatto che si lavora sotto certe condizioni in certe aree che sono, diciamo, di pregio e vanno tutelate in certo modo. Cosa possono fare i PSR per far esplodere ancora di più questa potenzialità? Cioè la potenzialità di fare un'agricoltura in grado di essere molto diversificata, e quindi attraverso questa diversificazione anche remunerare ciò che le politiche fino in fondo al mercato non sono capaci di pagare agli agricoltori. Poi, ultima, terza questione, sempre di capire che non parliamo di agricolture qualunque, ma di agricolture molto specifiche, dove è un fattore, la produzione molto importante, un fattore culturale delle competenze. Allora, vi chiedo, cosa i PSR, come dovrebbero lavorare i PSR per favorire e rafforzare i temi delle competenze, della consulenza, dell'informazione agli operatori, e cosa servirebbe anche per sensibilizzare tutti quelli che operatori non sono, ma che in Natura 2000, diciamo, ci gravitano. Laura. Provo da qui, che forse sono più comoda. Lato ambiente, mi sembrava anche dalla discussione di questa mattina che fosse importante chiedervi, sia ai rappresentanti agricoli che quelli del mondo ambientalista, secondo voi quale dovrebbero essere le modalità di lavoro del PSR per avvicinare, diciamo, quei due mondi che difficilmente si parlano, ovvero di chi scrive e che ha molto chiaro i meccanismi delle politiche di sviluppo rurale, e chi invece, lato ambiente, ha scritto le misure di conservazione e ha bisogno che queste si implementino. Quindi perché questi obiettivi di conservazione possono essere raggiunti attraverso l'attuazione del PSR, quindi un dialogo tra gli attori protagonisti. Secondo aspetto, mi sembrava importante, forse anche questo è uno sguardo verso il post 2020 da incentivare come possibile ricetta per un'agricoltura nelle aree protette, quella degli approcci collettivi. Ne abbiamo sentiti parlare, ne abbiamo sentiti raccontare dalle esperienze regionali, coinvolgendo dal basso enti diversi, la Regione Veneto con il consorzio di bonifica, la Lombardia in altro modo, però insomma potrebbe essere questa una possibile ricetta per fare agricoltura all'interno dei parchi, quindi coinvolgendo gli enti gestori delle aree protette in una sorta di PSR di parco. E poi un terzo punto, ma assolutamente non ultimo, mi sembra, dal mio punto di vista, dall'Osservatorio Nazionale, però ogni volta che ci sono confronti come questo mi sembra di, ahimè, averne conforto in senso negativo, che bisogna ancora, se necessario ancora, lavorare al miglioramento della percezione di Natura 2000, quindi una possibile ricetta per comunicare meglio, per arrivare meglio a comunicare Natura 2000 agli agricoltori. Istruzioni per l'uso, vai, che sei più... abbiamo un'oretta, diciamo, un'oretta abbondante, sì, di un'oretta e dieci, un'oretta quindi dieci. Suggerirei un giro veloce, almeno così se c'è tempo abbiamo anche un secondo un micro dibattito fatto per fare i cattivi, quindi io ho orientato questo modo internazionale, fatelo giocare, dai, fatelo giocare internazionale giallo, diciamo, 2 minuti, sono 3 minuti passati, 2 minuti al termine di corso, quindi non mi sarei dimenticato, per dare un equilibrio, per evitare che l'ultimo che parla sia troppo complesso. Diciamo iniziamo dalle signore, ho fatto anche all'Antonina al contrario. Allora, iniziamo in ordine di vicinanza, le gambe. Ecco, provo velocemente a dare 2 spunti veloci sulla 4, sulla 4 e la 5, nel senso che mi sembrano, almeno dal punto di vista del mondo ambientalista, parlo ovviamente per me, i punti dirimenti. Da una parte noi dobbiamo avvicinare
il mondo dell'agricoltura, non solo gli agricoltori, perché il mondo è più ampio, a chi scrive banalmente le misure. Perché oggi lo scarto tra quello che si scrive e quello che si realizza è troppo ampio. Allora, uno si può fare anche un'analisi post e dice le abbiamo sbagliate tutte, ma forse è il metodo. E il metodo necessita che ci si avvicini, si accorci la filiera, si facciano dei focus locali. Quando tu parlavi, Laura, di PSR di Parco, possiamo chiamarli Pippo, come vogliamo. L'importante è che queste entità, che sono anche quelle che poi non hanno, non solo quelle che creano casini, siano nei luoghi della programmazione. E oggi, visto che io li frequento, i luoghi della programmazione, i parchi non ci stanno. Non ci stanno perché sono luoghi complicati e complessi, se quel mondo domanda, perché sono inaccessibili da parte di questi mondi, non mi pare, o c'è distrazione. Allora io, banalmente, lo diceva la dottoressa Giarratano, stamattina bisogna che questa nuova fase di collaborazione tra i due ministeri venga utilizzata da l'una e dall'altra in maniera feconda. E come potrebbe utilizzare il Ministero dell'Ambiente quello di costringere la filiera che sta nei parchi nazionali ad attivarsi? Alcuni lo fanno in maniera anche significativa, ma la gran parte non riescono a trovare la porta dove c'è la programmazione. Quindi istruzione per l'uso e accompagnamento, questo è fondamentale. Poi gli approcci collettivi, noi li stiamo sperimentando attraverso i biodistretti, che crediamo che il biodistretto, perché parlano un linguaggio chiaro in quel caso di promuovere il biologico, nelle aree protette può essere uno strumento efficace. Ovviamente bisogna fare i conti anche con l'altra agricoltura, quell'agricoltura che non ha ancora questa tendenza, quella che si chiama impropriamente sostenibile, ma io farei lo sforzo di qualificarla un po' di più, perché l'agricoltura sostenibile può essere tutto il suo contrario, l'agroecologia forse quella che più ci aiuta a parlare un linguaggio comune, e forse se si punta su questi due concetti, fermo restando che quando parliamo di enti gestori dei siti Natura 2000 si rischia di avere un mondo troppo ampio, perché ci sono gli enti parco che coincidono oppure no, ma c'è tutto il resto che è ancora un mondo indefinito. Affinché le regioni non fanno lo sforzo di chiarezza e anche il sistema Natura 2000 entri nel paradigma della legge quadro, deve avere una titolarità giuridica più chiara. Non sono aree protette, perché chiamarle aree protette si irritano in tanti, ma sono un'altra cosa, ma questa altra cosa è troppo indefinita. Noi avevamo fatto una proposta, quando si parlava di modificare il 394, di inserirli nella classificazione. Inseriti là dentro significa già un'altra cosa. Vedere i parchi nazionali, quello e quell'altro, alcune leggi regionali già lo stanno facendo, e in questo modo si dà una dignità istituzionale ad una strategia, ad un sistema che ancora è una strategia. Dovremmo trasformarla in una politica. Quindi questo è il passaggio che io auspico da qui alla discussione che ci sarà nei prossimi mesi rispetto alla programmazione post 2020. D'accordo, abbiamo ancora un minuto e lo siamo fino in fondo. Una domanda, posso Laura? Ci parlavi di biodistretti come strategia di un'azione collettiva all'interno di un area parco, no? Ma secondo te, tu quindi citavi il tema delle azioni dell'approccio agroecologico come visione un po' più ampia, secondo te parlare di diffusione del biologico all'interno delle aree parco è sufficiente a includere tutte le esigenze, tutte le sfide, non si può dire oggi, però sfide ambientali di un'area parco, o gli agricoltori che hanno un'area parco dovrebbero fare anche altro, non usare la chimica? Il biologico sarebbe l'obiettivo, tant'è che noi abbiamo lanciato anche la strategia di avere l'ambizione entro il 2030 il biologico come modello culturale nelle aree protette. Così ancora non è, probabilmente possiamo accompagnare almeno l'obiettivo di avere un'agricoltura che è senza farmaci, che riduce l'input negativi, che riduce l'apporto di idrico e non consuma energia.
già questi sarebbero dei temi virtuosi da inserire da subito, fermo restando che l'obiettivo è quello di avere, dal nostro punto di vista, l'agricoltura da rompere al 100%. Posso fare un'aggiunta sforando il minuto? Forse la domanda provocatoria di Angelo era sufficiente. Mi viene da dire che il biologico in sé forse sarebbe ovviamente un ottimo risultato, ma dovrebbe essere accompagnato spesso anche da un complesso di operazioni, di pratiche agronomiche che vanno forse al di là del non uso della chimica e che sono un po' quelle che ci hanno raccontato anche le aziende, quindi una sensibilità al paesaggio, a noi ci siamo sperticati a chiamarli servizi ecosistemici, ci hanno raccontato che i nonni di chi gestisce le aziende che si sono raccontate oggi probabilmente non li chiamavano così, ma ci avevano in mente più bene, no? Questa economia circolare attenta al rispetto di tutti gli elementi, quindi forse se per il biologico si intende solo non uso di chimica, mi viene da dire deve essere accompagnato anche da questa attenzione che è poi l'attenzione che Natura 2000 cerca di avere nelle misure di conservazione per la coesistenza di habitat. Non so se ho colto la provocazione. Sì, sì, l'hai colta, vediamo se sarà il momento di discussione se possono intervenire. Io alternerei ambiente e agricoltura così per mantenere un equilibrio, sempre in ordine di prossimità, con CIA. Sì, così c'è il prof. Grazie. Grazie. Io da un po' di tempo seguo questi argomenti collegati allo sviluppo della PAC e l'agricoltura e quando vado alle riunioni dove tutti ci hanno da segnare gli agricoltori mi viene proprio il cuore sullo stomaco, perché probabilmente sono agricoltori che devono essere presi come l'esempio di come si gestisce. Parto dalla provocazione, basta fare il biologico nei parchi? Vogliamo salvare il Colosseo? Da domani tutti a piedi. Vive Roma? Non credo. Allora queste domande sono faziose, perché io personalmente sono nato in un paese dell'Appennino, a 8 anni facevo la montagna con mio padre, mi considero fauna bipede di quei luoghi e poi sono arrivato a Bruxelles. Penso che se non superiamo il paradigma che la rete Natura 2000 dei parchi non sono uno strumento, non sono un obiettivo da raggiungere, lì tutto funziona, ma sono uno strumento per fare cultura di come si fa un'economia circolare stando alla Twil o stando a Via Monte Napoleone. Se non superiamo questo aspetto, possiamo parlare che avere 14 capi, 5 ettari sia il top, ma non è così. Il problema è che se non si recupera una cultura dell'essere coerenti con quello che è l'economia che si sta vivendo, non ne usciamo. Parto da un elemento concreto. Negli ultimi 30 anni la politica ambientale è avvolta da approccio top. Si fanno le legislazioni a Bruxelles, che io vivo quotidianamente perché vado su diverse riunioni, e poi scendono verso il basso. Ci si accorge che questa politica a livello di 30 anni comincia a zoppicare. Poi ci sono le aziende come quelle che abbiamo sentito oggi, ce ne sono diverse, che dal basso stanno facendo dei risultati miracolosi. Io vengo da un corso di giorni fa, un seminario in cui si parlava della gestione della grande fauna carnivora nel Parco Nazionale d'Abruzzo e ti dicono, ma come è tali? Ma lì ci sono 100 anni di convivenza. Se io mi sposto nella riunione di Emiliano, il problema è molto diverso. Lì il lupo fino a 10 anni fa non sapevano che cos'è. E mentre faccio esempio, io studio a Padova, però vivo nel centro Italia e spesso lì ti dicevano, ma sei di un certo territorio, tornatene lì. Ma sono andato a fare una riunione con il vice di Bolzano, mi hanno detto riprendetevi i lupi. A questo fatto li avete salvati, continuate a tenerli, noi non li vogliamo. Allora qui lo scontro ti accorgi che è qua. E ti hai messo a fermare il traffico una settimana intera? No, all'inizio della domenica. Qui lo si può fare e si è tutti uguali. Se cade un lupo, qualche problema, in un centro montano, lì è militarizzato il territorio. Chiudo con un'ultima osservazione per capire che cosa sta succedendo. Ma avete visto il fatto che ha fatto il peso sul Palazzo Lombardia? Il falco delle linee ha fatto il nido sul Palazzo Lombardia.
siete coscienti che la questione ambientale sta cambiando, che non si fa solo sulle api ma anche in centro città la protezione di certi tipi di fauna? Sì, bagno di umiltà, noi come parte agricola siamo pronti. Quello che chiediamo è cambiare il vocabolario, quello che chiedeva lei, e cambiare il metodo di confronto. Quando si discute di certe tematiche, non si discute nel parco, non si discute al Ministero dell'Agricoltura, non si discute al Ministero dell'Ambiente, si discute insieme. Bello, gruppo di dialogo civile della Commissione Europea, dove io posso indicare, se sei d'accordo, come rappresentante dell'UF o come rappresentante della Repubblica, per guardare alla soluzione. I problemi che ne abbiamo, qui servono soluzioni, perché altrimenti l'economia circolare è solo a parole o a segni, non ne fa. Noi di questo sinceramente non ne abbiamo bisogno. Grazie. Grazie Domenico, ma a proposito di soluzioni, noi cerchiamo anche un aiuto da questa tavola rotonda. Ad esempio, credo che tu giustamente dicevi, vediamo il prodotto di sintesi in area parco, così detto da me può essere come dire, salviamo il Colosseo e quindi andiamo tutti per un giorno. Però, quindi, non a caso abbiamo provato a fare domande un po' più strette, pensando di trovare. Quindi, se io ti chiedessi di settare questa asticella con una bacchetta magica, no? L'asticella di questo agricoltore in un'area che dobbiamo definire, acquisiamo che deve essere un'area speciale, cosa che l'agricoltore dovrebbe imparare a fare, cosa invece diciamo, dovremmo invitarlo a fare con un supporto adeguato secondo te? Sai darci uno spunto, un secondo però, che altrimenti rubiamo troppo. Assolutamente sì, cosa l'agricoltore deve imparare a fare per ascoltare la cosa? Lei è l'esempio concreto di cosa si può fare, lanciare una sfida continua e farsi certificare su tutto. Cosa deve fare il cittadino? E capire che quando vai in certi posti e non trovi il formaggio a 50 centesimi, ma a 70, non stai pagando di più il formaggio, stai pagando di più l'economia circolare che serve a tutti. La qualità, noi racconto questa che veramente è la questione del formaggio, dice, ma è buono il tuo formaggio? Sì, sì. Non lo guarda, ma l'altro dice, ma l'altro mi ha detto che il formaggio è buono, il mio è insuperabile, quello insomma è così così. Cambia, ognuno sul concetto qualità la dice come era. Noi dobbiamo trovare dei parametri su cui misurare, e sono possibili. I parametri su cui misurare sono la tenuta di registri, le campagne noi ce l'abbiamo, non ce le deve dare nessuno, e un bilancio che deve essere sia economico ma anche di carattere ambientale. Perché di solito se misuriamo tutto su quello che è il prezzo di vendita di un prodotto, perdiamo di vista quello che è l'impegno continuo che noi facciamo. Io faccio l'esempio di mio cugino, noi abbiamo 30 ettari, facevamo una quantità di fieno notevole, sono arrivati cerchi, si è ridotto al 50%, non c'è indennità perché non siamo arrivati al 2000, non perché non c'è, perché non c'è il piano regionale. Io continuo a fare, diciamo, l'agricoltore. Quelli che mangiano poi vanno fuori e sono tutti fuori dall'area dove sono, maggiormente a bracconaggio. Io sono uno che fa un'azione che non mi è riconosciuta. Vi sembra giusto questo? E quindi allora dobbiamo fare, non è la quantità di per sé di questo quel prodotto, è l'economia di quel territorio che va vista come contributo in termini parametrizzati allo sviluppo della società nel suo insieme, anche quando i comportamenti non sono proprio al massimo della laicità. Va bene, ok, grazie. Proseguiamo, direi di proseguire. Dottoressa Mamuncini, a lei. Sì. Ah, ambiente? Faccio così, sì, avete ragione, stavo stabilizzando. No, va bene. No, mi piace essere un agricoltore ambientalista, come hanno dimostrato altri agricoltori che hanno presentato le loro esperienze. Io mi fa molto piacere stare in questo gruppo. Allora, intanto rispetto alle domande che erano state poste, alcuni spunti. La prima è la questione che veniva chiesta sulla condizionalità. Ora, è chiaro che bisogna capire cosa succederà nella PAC dopo il 2020, perché quello che è uscito al momento è l'eliminazione del greening, sul quale, come dire, cos'è che si può pensare? Dal punto di vista degli obiettivi è sbagliato, nel senso, anzi,
È il rafforzamento del greening che dovrebbe rilegittimare fortemente anche le politiche agricole dell'Unione Europea. Certo è che nell'applicazione, così come è stata fatta, esclusivamente burocratica e non con poche e chiare indicazioni tecniche, all'inizio era uscita la posizione della rotazione, insieme alla rotazione potevano esserci altre misure come la tutela della biodiversità e come le EFA e come la copertura del suolo, ad esempio, come elementi che potevano essere forti per il greening, ma se si va verso un superamento del greening, perché complesso dal punto di vista della gestione amministrativa, allora bisogna alzare l'asticella della condizionalità. Io su questo sono assolutamente convinta. E lo dico perché recentemente c'è stato un convegno organizzato dal gruppo 5 Stelle sul futuro della PAC. Il professor Frascarelli ci ha fatto una slide molto chiara sulla consultazione che c'è stata a livello europeo sulla PAC. Ho fatto una slide molto emblematica, perché le parole più grandi erano quelle maggiormente ricorrenti da parte dei cittadini e delle associazioni consultate. Allora, le parole più grandi sono: la più grande di tutte è l'agricoltura biologica, dopo c'è l'occupazione, acqua e qualità del prodotto. Queste sono le parole più grandi. Allora, se vogliamo mantenere il budget della PAC, bisogna mantenerlo incontrando le domande che vengono dai cittadini. E se queste sono le domande, è chiaro che la condizionalità deve alzare l'asticella. Per quanto riguarda invece la questione della, delle misure per il futuro dei piani di sviluppo rurale, sicuramente anche la questione specifica legata proprio all'indennità per le aree Natura 2000 e per tutte quelle che possono essere indennità compensative per gli agricoltori è un punto sicuramente importante e di cui necessita l'applicazione. Ma secondo me lo spunto più interessante che è venuto anche dalla Costa di stamani è il quadro che ci faceva Franco Ferroni all'inizio, cioè ci sono tanti interventi in tante misure che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi per l'area Natura 2000. Allora, quello che è assolutamente importante è l'integrazione delle misure e strumenti che favoriscano l'integrazione delle misure a livello territoriale. In questo condivido molto quello che ricordava prima rappresentanti del Legambiente, cioè la questione delle domande collettive, dei contratti d'area e dei biodistretti. Allora, io credo, per rispondere alla domanda che è stata fatta dopo, rispetto al fatto ma basta il biologico, io credo che non basti il biologico, perché quello che serve per le aree Natura 2000 è qualcosa di più del biologico, ma qualcosa di più, non di meno. Perché se si adottano pratiche ulteriormente rafforzative della tutela degli habitat e della biodiversità, è chiaro che se poi c'è un uso non controllato e non contenuto dei prodotti fitosanitari, cioè è evidente che si mette in discussione non solo, penso che il biologico sia la condizione per dare valore anche alle altre misure. Allora, nessuno vuole mettere obiettivi che da domani tutto diventa biologico, ma se il percorso è quello e se l'obiettivo è quello, proprio il biodistretto può essere uno strumento interessante intanto per ricostruire la comunità del cibo a livello locale, perché la questione dei biodistretti è anche qualcosa che va oltre la governance. Se voi ci pensate, i distretti rurali sono stati istituiti per legge da tanto tempo e non sono stati realizzati. I distretti biologici, non c'era nessuna legge che prevedeva i distretti biologici, sono nati su iniziative di organizzazione, di sistemi territoriali, si sono diffusi e la legge che ora comunque comprende anche questo aspetto, ratifica un percorso che è già partito, proprio perché
è qualcosa che va oltre la governance e ricostruisce proprio le relazioni a livello territoriale, e da questo punto di vista io penso che siano uno strumento importantissimo per quanto riguarda il futuro, anche per integrare le misure a quel livello, proprio anche in termini per esempio di formazione, informazione e divulgazione. E in questo senso considero anch'io tutte le esperienze, i 38 casi studio potrebbero diventare formatori di altre realtà, perché le esperienze che ci sono state illustrate qui possono essere più convincenti di qualsiasi altra cosa per aiutare gli agricoltori al cambiamento. Grazie. Allora, da un mondo anfibio, un po' agricolo, un po' ambiente, torniamo all'agricolo vero, e riscopriamo quanto è ambiente, nel senso che chiediamo a Coldiretti cosa ne pensa delle occasioni PSR e come possiamo fare di più, insomma. Benissimo, tanto grazie. Io non vorrei uscire da quella suggestione che abbiamo visto, a cui abbiamo assistito, e dalle testimonianze delle imprese, perché forse più che andare a scendere lo specifico, poi un passaggio lo farò, anche se non mi occupo specificamente di politica di PAC, anche se poi è un argomento trasversale, mi interessa tutti. Ho rivisto oggi almeno all'inizio della parte della giornata, ripetersi un po' di quella dialettica che mi pare era l'86, ma ci si discuteva su Conferenza Nazionale per le Protette, però l'agricoltura è 96, se forse ero troppo piccolo, 86. Mi sembrava a un certo punto di essere rimasti lì, fortunatamente poi sono arrivati degli interventi molto belli, molto calorosi, a spazzarci via un po' tutti. Volevo un po' sottolinearlo questo, è vero che si tratta delle avanguardie, però bisogna che nella terminologia e nel preconcetto, cioè in come si viene considerata l'agricoltura nei confronti delle aree protette, c'è bisogno di fare un passo in avanti, altrimenti rimaniamo tutti un passo indietro, ciascuno per le proprie sigle, a confrontarci con un linguaggio vecchio e burocratico. Questo non significa che non dobbiamo continuare a fare passi in avanti verso un'agricoltura sostenibile, però è chiaro che la domanda è questa. Rispetto ad avere un'azienda in una area Natura 2000 o averla fuori oggi, cosa conviene, essere dentro o fuori? Che ne pensano gli agricoltori? Quando gli agricoltori diranno voglio starci dentro, la politica ha fatto il suo lavoro. È un pochino questo il senso. Quindi il problema è che per far dire a un agricoltore una frase del genere non si può ragionare in un'ottica di vincolo. E non si può ragionare sempre in un'ottica di costrizione, non si può sempre ragionare in un'ottica di perdita di competitività rispetto a quelli che stanno fuori. E qui mi tocca ritornare sul discorso dell'indennità, perché non è possibile, ragionando in un'attività agricola stabilita dalla legge, perché qui poi dovremmo andare a dire qual è l'agricoltura buona, quella cattiva. L'agricoltura agricola è un'attività economica che ha degli impatti e anche delle grandissime esternalità ambientali positive. Dall'esperienza a cui abbiamo assistito qui abbiamo imparato che è possibile farla in maniera sostenibile e compatibile con l'ambiente, anzi che probabilmente l'agricoltura andrebbe vista non più come il problema ma come la soluzione. È una provocazione forte probabilmente che vale sia nel campo delle aree protette, ma vale soprattutto in campo agroclimatico. E quindi io nell'attesa della situazione ideale in cui le imprese agricole troveranno vantaggio a essere inserite nella perimetrazione delle aree protette, e io mi auguro avvenga il prima possibile, sono il primo per tutto il valore aggiunto che le imprese agricole possono trovare in questi contesti, attualmente abbiamo un problema, attualmente ci sono dei vincoli, attualmente ci sono dei costi in più, ci sono delle misure che penalizzano un'azienda rispetto a un'altra che lavora a poche centinaia di metri soltanto perché è fuori dal perimetro. Non c'è una dovuta partecipazione agli organi di gestione dei siti Natura 2000. Poi, se vogliamo scendere nello specifico su quali sono i passaggi da fare, ci sono degli studi, c'è sicuramente anche un passaggio culturale da fare anche da parte degli agricoltori per avvicinarsi a certi modelli, per capire, conoscere meglio quali sono le dinamiche della biodiversità e qual è la ricchezza che può trasformarsi da
al contrario, da valore collettivo anche a valore economico aziendale. Quindi, per carità, non diciamo che siamo più bravi tutti e che non dobbiamo imparare, però mi sembra, vista l'ora, vista l'ampia rappresentanza, che forse il messaggio più importante da trasferire oggi è facciamo in maniera sempre più che le aree protette diventino appetibili per le imprese agricole, e non andiamo a cercare delle misure per far sì che ancora oggi, mi è successo recentemente, agricoltori mi dicono: tutto bene, però peccato, sto in zona ZPS. Questa è la situazione attuale. E poi c'è chi, e guardate che non è un caso, si tratta spesso di persone che vengono da un'altra esperienza, da un'altra origine, con un'altra scolarizzazione, che riescono a vedere, forse prima di chi fa l'agricoltore per tradizione, a vedere lungimirante un'agricoltura nuova che si profila. Però io non vorrei che diventasse un elemento di selettività di questo livello, se non sono tutti bravi come quelli che abbiamo ascoltato, e gli altri due non ci ritroviamo senza cibo. Cioè, attenzione a non innamorarci dell'eccellenza, portiamo avanti il dialogo col dibattito, l'asticella sempre più alta, quindi va benissimo l'agricoltura biologica, che sia l'agricoltura biologica vera, e che non sia l'agricoltura biologica fatta per vendere, seguendo le tendenze di chi vuole far diventare l'agricoltura biologica soltanto uno strumento di maggiore prezzo nella grande distribuzione da parte di chi produce cibo a livello industriale. E quindi l'agricoltura è disponibile, già lo fa, già lo sta facendo, e anche in termini di Natura 2000 è chiaro che non siamo più in un'ottica di contrapposizione, ma siamo in un'ottica di partecipazione, anzi forse qualche gradino oltre quello che ci aspetta. Mi fermo qua. D'accordo, grazie mille. Mi sembra il messaggio, ci siano dei messaggi chiari. Uno è il, se vogliamo, anche il passaggio culturale, no, non è secondario dover acquisire delle competenze, comunque acquisire una sensibilità per poter, diciamo, andare oltre quelli che sono i vincoli che venivano citati, e quindi cogliere anche l'opportunità. Vincoli non so se si possono ridurre, perché d'altra parte se vogliamo la storia della carota e del bastone con tutte le dovute proporzioni, cioè se c'è qualcosa da rispettare, non badiamo solamente a quella cosa lì, ma diamo peso anche alle occasioni che possono essere colte dal rispetto di quella regola. No, forse ci siamo fermati troppo su un ingrediente, meno sull'altro, dobbiamo capire come coglierle queste occasioni. Va bene, grazie Coldiretti. Ritorniamo all'ambiente. UF, l'IPU, come preferite? Prima le signore, d'accordo. Rubo la parola a Franco, allora. Volevo soffermarmi un po' sui due punti che ha toccato anche legalmente, ma in realtà volevo riprendere il stesso punto anche un po' dall'intervento che mi hanno preceduto, soprattutto da parte degli agricoltori. Credo che importante sia cambiare la visione e cambiare il paradigma con cui viene vista la Rete Natura 2000. Dobbiamo prima di tutto renderci conto che la Rete Natura 2000, perché deve essere un vantaggio per la Rete Natura 2000? Perché la Rete Natura 2000, il fatto di essere un'area protetta, fornisce all'agricoltura dei servizi ecosistemici. Stiamo andando incontro a un momento in cui i cambiamenti climatici sono sempre maggiori e sono le aree che sono rimaste naturali a poter fornire una serie di servizi ecosistemici anche all'agricoltura. Quindi perché deve essere vantaggioso rimanere in agricoltura, in Rete Natura 2000 e nelle aree protette? Il raccontarlo anche in questo modo, anche ai propri consociati, secondo me deve essere importante. Non arriviamo a una contrapposizione, ma cerchiamo un nuovo, proprio come si diceva prima, un nuovo modo di raccontare, e credo che sia questo sia importante. L'obiettivo primario di Rete Natura 2000 e delle aree protette è conservare la biodiversità, questo non ce lo dobbiamo dimenticare perché è fondamentale. Come fare? Poi torniamo ai punti 4-5, e forse la giornata di oggi mi tocca ripetermi, cioè lavorare in gruppo sia fondamentale, in due modi. Uno, pensando alla nuova PAC, i piani strategici nazionali devono essere il punto di partenza,
punto di partenza per un lavoro davvero condiviso con tutti, non mi piace la parola, ma portatori di interesse. Secondo me interesse è una parola che ci piace forse un po' poco. Le associazioni di categoria, i ministeri, entrambi, non solo il Ministero dell'Agricoltura, devono e le associazioni mettersi a un tavolo e lavorare per obiettivi. Cioè trovare per gli agroecosistemi, per le natura quali sono, partendo dalle misure di conservazione, lo sviluppare sia i punti che devono stare nella condizionalità, sia i punti che dovranno stare nel secondo pilastro PSR, avendo come però un punto di arrivo degli obiettivi di alto livello. L'agricoltura biologica, come diceva Margrazia, forse qualcosa di più, soprattutto per queste aree. E dall'altra parte un lavorare insieme, mettendo al centro anche gli enti gestori nelle misure, quelle di cooperazione. Gli agricoltori riteniamo che siano i gestori del territorio, ma forse a volte diamo anche un ruolo che forse, non so, magari non volete, perché a volte si dice dovete fare questo, senza un approccio dal basso e corretto, ma senza un'indicazione precisa. Se gli enti gestori insieme agli agricoltori programmassero insieme, non so, vedo insieme degli approcci molto belli fatti dai GAL piuttosto che da alcuni gruppi locali, insieme con gli enti gestori che però comandano il processo da un certo punto di vista, dicono cosa c'è da fare, lavorare insieme sicuramente è un'opportunità da premiare. Il lavoro che stiamo facendo, Maria Grazia non per niente è stata messa, forse gli amici, lavorare insieme si può e credo che dobbiamo tenere conto di questo, ma tenere conto che prima di tutto la conservazione della biodiversità nelle aree Natura 2000 è la cosa fondamentale e un approccio anche non sempre soltanto di scontro deve essere fondamentale, perché l'obiettivo deve essere un obiettivo prima di tutto condiviso ma di alto livello e non solo economico. Grazie. Grazie Lipo. Penso che molto sinteticamente il gioco dei piani del piano strategico nazionale sia un bel campo di gioco per tutti noi e forse per dare concretezza ai buoni propositi che ci stiamo scambiando. Lì poi il diavolo è nei dettagli, mettere prima o dopo una virgola può fare la differenza e lì dobbiamo vedere, come dire, la capacità dei sistemi di integrarsi e compenetrarsi. Di sicuro c'è una fiducia di fondo, una cosa che ho visto andando in giro, lì dove c'è fra i soggetti una stima reciproca è più facile anche accettare, come dire, le esigenze dell'altra parte, no? Se si parte col piede sbagliato nel segmentare delle posizioni contrapposte, anche la proposta più plausibile diventa la più quella da respingere immediatamente, insomma. Quindi stiamo dando un buon esempio, credo, oggi, speriamo di poter proseguire nei lavori della futura PAC. Grazie mille, ritorniamo all'agricoltura, all'ultima Coop Agricoltura, ultima organizzazione. Grazie, buonasera. Ritengo assolutamente fondamentali effettivamente momenti come questi, perché devo dire che in passato sono veramente mancati. Decidere insieme è fondamentale e probabilmente se tutto quello che grazie al Ministero, grazie a chi ha deciso di organizzare questi incontri si sta facendo ora, fosse stato fatto 20 anni fa, probabilmente oggi non staremmo qui a discutere sul vincolo, perché poi noi agricoltori parliamo di vincolo. Io faccio i complimenti davvero ai colleghi agricoltori che hanno esposto le loro buone pratiche all'interno dei parchi nazionali in cui operano, perché sono veramente coraggiosi, esempi sicuramente da seguire. Però ho una gran paura che dalla descrizione che è venuta fuori, oggi io stavo qui che ascoltavo, è venuta fuori un'immagine dell'agricoltore veramente quasi poetica, no? Senza nulla togliere all'estremo lavoro e al durissimo lavoro che fanno tutti gli agricoltori che hanno esposto la loro esperienza. Io parlo
come sono di Confagricoltura, sono un agricoltore, anzi no, sono un imprenditore agricolo e faccio anche parte di, una, di un coordinamento di associazione di agricoltori che sta nascendo arrabbiatissimo ormai da circa un anno nei territori della provincia di Roma, nei parchi agricoli della provincia di Roma, e ci sarà un motivo. E, l'imprenditore agricolo deve fare reddito dalla propria impresa, altrimenti impresa non è, altrimenti è vero che forse è poco nobile dire che l'obiettivo di un'impresa deve essere quello del guadagno, ma se no è un'impresa, è una passione, è una soddisfazione personale, non è un'impresa. L'impresa deve fare reddito. Io non conosco un agricoltore che sia contrario alla conservazione della biodiversità, all'aria pulita, a possibilmente fare tutto il biologico, non ne conosco uno. Cioè non ho mai sentito, salvo chiaramente quelli che hanno avuto il gregge magari sbranato al lupo o i campi distrutti dai cinghiali, ma salvo queste persone sinceramente non ho mai trovato nessuno che fosse prioritariamente e preconcettualmente contrario a queste cose. Il problema è sempre quello, è il reddito. L'Europa, quando ha deciso di salvaguardare i siti Natura 2000, ha dato delle indicazioni che poi però ogni paese ha tradotto in maniera indipendente e tra l'altro ogni paese ha tradotto in maniera indipendente e poi magari ha rimandato alle regioni o a enti regionali la gestione di siti Natura 2000, parchi, eccetera. Il problema secondo me sta proprio lì. Stiamo discutendo di cosa chiedere alla PAC e poi appunto dobbiamo comunque aspettare quello che decidono, prima quello che decidono loro, poi vediamo come modificarlo. E, secondo me dobbiamo porci in una maniera leggermente diversa, cioè cosa possiamo fare già noi, cosa può fare già questo governo. Far ridere parlare in questi giorni di governo, ma insomma sta nascendo, quindi tra poco glielo potremo chiedere. In realtà ci sono delle cose molto importanti che deve fare il governo nazionale che ospita i siti Natura 2000. Ci sono tante cose che devono essere chiarite affinché poi non sia l'ente regionale o l'ente gestore specifico che si trova a dover decidere che pesci pigliare, perché poi se no abbiamo veramente delle situazioni incresciose e completamente differenti. L'Italia è stretta e lunga, dalle Alpi alla Sicilia abbiamo situazioni veramente differenti, quindi in qualche maniera dobbiamo provare a centralizzare quelle che devono essere le linee guida, dopodiché lasciare operare chiaramente con le peculiarità che ci sono qualsiasi territorio. Ad esempio, gli enti gestori si parla di concertazione, gli enti gestori dei siti Natura 2000 e dei parchi molto spesso non hanno il rappresentante agricolo, e questo, poi parlo della zona centrale italiana, e questo è un paradosso immenso, cioè si sta lavorando sui siti agricoli, non c'è il rappresentante agricolo all'interno dell'ente gestore. Come fare? In realtà Confagricoltura sta provando a proporre in diversi incontri più o meno sempre la stessa cosa, e cioè i piani agricoli regionali. Come si fa a stabilire e a garantire a un agricoltore, a un imprenditore agricolo, che il suo reddito non sarà stravolto dall'arrivo o dalla permanenza all'interno di un sito Natura 2000? Un piano agricolo regionale individuerebbe le condizioni di sviluppo di ogni azienda agricola a prescindere dai vincoli ambientali, dopodiché, quindi si ha un potenziale agricolo di riferimento, dopodiché arriva ad analizzare l'applicazione dei vincoli di qualsiasi natura, non solamente quelli ambientali. Beh, se il vincolo ambientale porterà a delle limitazioni, quello è l'indennizzo da riconoscere all'imprenditore agricolo affinché possa rimanere all'interno della sua azienda e continuare a sopravvivere, perché io spero che conosciate quali sono i bilanci delle aziende agricole italiane, cioè sono prevalentemente alla sopravvivenza, non conosco purtroppo agricoltori molto ricchi.
Nel frattempo, in attesa che arrivino le misure europee, in attesa che arrivino gli indennizi di Natura 2000, il governo italiano potrebbe tranquillamente fare, ad esempio, quello che non sta facendo, la trasformazione, e questo è importantissimo, il dialogo interministeriale, la trasformazione, far diventare tutti i terreni che stanno all'interno dei siti Natura 2000, parchi, eccetera, svantaggiati ai sensi previdenziali. I signori che le aziende agricole che operano nei parchi nazionali stanno in zone montane e già ne usufruiscono. Tantissime aziende che stanno in terreni invece agricoli non svantaggiati pagano tutto quello che c'è da pagare, contributi pieni, quindi nessuna agevolazione per stare all'interno di un sito Natura 2000 o parco regionale. Altra cosa che si può fare, la Regione Lazio ad esempio lo sta facendo per servizi ritenuti utili di scopo sociale. Per quanto ci riguarda, l'attività agricola di un agricoltore che opera all'interno di che ha un'impresa all'interno di un'area protetta o di un sito Natura 2000 e con il suo lavoro contribuisce al mantenimento di quest'area, sta facendo un bene collettivo, sta facendo un bene utile alla collettività. Beh, questo tipo di attività hanno ad esempio una agevolazione per quanto riguarda l'IVA. Voglio dire, strumenti senza andare a prendere, aspettare questi benedetti soldi, PAC, incentivi, indennizzi dalla Comunità Europea, già ce l'abbiamo, già possono essere messi in campo senza scomodare nessuno. Ripeto, il paradigma, come avete detto, che è condivido pienamente, è proprio quello di cambiare completamente la visione, cioè dal basso verso l'alto. L'imprenditore agricolo è un imprenditore che svolge il suo lavoro, ha tutti i diritti di avere il suo reddito, mi taccio, non mandiamolo via dalla sua azienda, perché se l'imprenditore agricolo va via dalla sua azienda il presidio sul territorio svanisce e poi ci avremo voglia a fare siti Natura 2000 nel deserto del Sahara. Grazie. Grazie Confagricoltura. Beh, gli spunti sono interessanti anche perché chiamano in causa anche le politiche nazionali, no? A prescindere da quelle comunitarie, cioè, ci sarebbe tanto da fare anche su politiche regionali o nazionali che sono sempre da un po' di anni in attesa di Bruxelles e quindi ne ottengono i vantaggi, ma ne subiscono anche un po' passivamente le scelte, mentre qualcosa si potrebbe fare anche nel frattempo, no? Gli spunti sono interessanti di fatto, e veniva citato anche stamattina proprio da Franco Ferroni il tema del decreto legislativo 228, della possibilità delle pubbliche amministrazioni di andare in deroga alle leggi sugli appalti e affidare direttamente agli agricoltori l'esecuzione di servizi di manutenzione del territorio. Conosco parchi che hanno affidato agli agricoltori le opere di lavori di conservazione natura al posto di affidarli, diciamo, agli operai di parco che non c'erano più, e l'agricoltore veniva pagato per svolgere questa funzione. Di fatto non produce più patate o granella o fragole, o produce anche sempre che i cinghiali lo permettano, vengono pagati per svolgere funzioni di pubblica utilità, che non è male, ma è una cosa ampiamente disattesa questa, ed è una manovra di legge nazionale, se vogliamo, no? Che può prescindere anche dalla PAC totalmente. Va bene, partiamo da questo. Franco, penso tu sia l'ultimo, quindi abbiamo fatto anche economia di qualche minuto, quindi se qualcun altro dopo il tuo intervento vuole rilanciare qualche provocazione in dibattito, abbiamo qualche minuto a disposizione. Grazie. Sì, scusatemi, ma chi è che inizierà a lanciare provocazioni sarò io. Troppo, però cerco anche di essere propositivo, perché diciamo fare solo polemiche serve a poco. Allora, io ho avuto la sensazione che questa tavola rotonda abbia confermato un'esigenza, che è quella di avere maggiori momenti di confronto tra i diversi attori che sono chiamati in qualche modo ad assumere la responsabilità della gestione di Rete Natura 2000 e più in generale degli obiettivi che sono richiamati nelle diverse strategie europee e riprese dalla politica agricola comune. Lo dico perché ho avuto ancora una volta la sensazione di avere due blocchi, no? Da una parte il mondo agricolo che lamenta
i vincoli e le oppressioni dettati dalle aree protette, e dall'altra parte il mondo ambientalista che cerca di difendere l'indifendibile. Io alcuni elementi di chiarezza, diciamo così, poi per qualcuno sarà provocazione. Rapporto tra condizionalità e premialità. Allora, la condizionalità può essere vista come un vincolo dettato dalle norme che sono previste dai regolamenti sulla politica agricola comune e tutte le direttive europee che sono associate alla condizionalità, oppure può essere vista come l'assunzione di un impegno a fronte di un aiuto, un sussidio di risorse pubbliche che non sono solo quelle del secondo pilastro, sono soprattutto quelle del primo. Perché io ho la sensazione, tutte le volte che abbiamo momenti di confronto come questo, che quando si parla di condizionalità, premialità, slide, ci si dimentica che il 69% di tutte le risorse dell'Unione della Politica Agricola Comune stanno sul primo pilastro e che la condizionalità è l'assunzione esattamente di impegni che gli agricoltori sono chiamati ad assumere per a fronte di un sussidio diretto che oggi viene calcolato sulla base della superficie, cosa che noi come ambientalisti abbiamo contestato, perché riteniamo che il parametro del pagamento di base del primo pilastro sulla superficie sia assolutamente fuorviante rispetto a quello che è il ruolo che l'agricoltore è chiamato a svolgere. E per quello che avevamo auspicato, avevamo ben visto anche l'ingresso l'arrivo del greening, perché era un tentativo di riuscire a porre in qualche modo degli elementi di aggiustamento rispetto alle regole che sono presenti nel primo pilastro. Il greening non ha funzionato, è vero, ma noi abbiamo detto fin dall'inizio, il giorno dopo l'approvazione dei regolamenti, che il greening era stato progettato per essere un fallimento. E non l'abbiamo voluto noi, non era il greening che avevamo proposto come ambientalisti, quindi se il greening dovrà essere rivisto, speriamo che non sia rivisto semplicemente per cancellarlo, ma che quello che di positivo, gli obiettivi in qualche modo auspicati dal greening siano comunque portati dove? In quella che viene già definita la supercondizionalità. Quindi noi stiamo comunque andando verso un rafforzamento della condizionalità del primo pilastro. Noi riteniamo che non sia sufficiente. Io faccio subito passo dalla provocazione alla proposta. Quello che gli ambientalisti dicono è che le aziende agricole che sono all'interno dei siti Natura 2000, abbiamo visto sono circa 240.000, 1,5 milioni di ettari che sono presenti nei siti Natura 2000, siano premiati nel primo pilastro come uno dei famosi parametri. Oggi premiamo i giovani, le aree svantaggiate, premiavamo col 30% di risorse aggiuntive chi aveva l'obbligo del greening. Noi diciamo è un parametro oggettivo, perché ci siamo sempre sentiti rispondere che non era possibile applicare questo criterio perché bisognava capire come si stabilivano quanti soldi attribuire agli agricoltori. Bene, oggi noi sappiamo, oggi lo sappiamo perché abbiamo anche elaborato i dati, oggi noi sappiamo quante sono le aziende nei siti Natura 2000 e con quale superficie. E allora perché non prendere una percentuale, il 10% del premio base, e lo attribuiamo come valore aggiuntivo a quelle aziende agricole che sono all'interno dei siti Natura 2000? Non cambierebbe molto, cambia solo il criterio e l'attenzione con cui si premiano quelle aziende che sono chiamate ad assumere una maggiore responsabilità all'interno di quei siti. Il problema però è che le regole della condizionalità non devono essere una presa in giro. Ora, noi sappiamo benissimo che purtroppo il fatto che le norme, le misure di conservazione dei siti Natura 2000, in siti, cioè definite come misure obbligatorie, entravano automaticamente nella condizionalità, ha portato purtroppo a un condizionamento assolutamente negativo sulla definizione delle misure. Perché sono state scelte le misure che davano uno fastidio, quelle che servivano. Io però vi ricordo che prima o poi la Commissione europea verrà a chiedere conto se le attività che lo Stato membro ha messo in atto sono funzionali e coerenti con l'obiettivo che è quello di mantenere habitat e specie in condizioni, in uno stato di condizione favorevole.
E io porto solo un esempio, perché questo giochino del fatto di dire non metto certe regole nella condizionalità perché così l'agricoltore non ha modo di usare i soldi del secondo pilastro, senza dimenticare che comunque nel primo i soldi li prende, e lo abbiamo proprio come caso esemplare nell'applicazione del decreto sul pan pesticidi. Ce ne ha parlato con Antonio questa mattina. Allora, io mi ricordo bene il dibattito con Blasi, che a suo tempo da direttore gestì in qualche modo l'impostazione del pan pesticidi, e si disse proprio: non dobbiamo inserire divieti obbligatori di uso di pesticidi all'interno dei siti Natura 2000, perché altrimenti gli agricoltori non avranno la possibilità di utilizzare le risorse del secondo pilastro. Bene, quante regioni e quanti enti gestori dei parchi hanno recepito le indicazioni delle linee guida che ci sono state presentate oggi? Zero, nessuno. Nessuna regione ha utilizzato quegli strumenti anche solo per la programmazione delle misure del secondo pilastro. Ma non solo. Arriviamo a una situazione paradossale dove abbiamo tutta una serie di norme, ci è stato appunto ricordato, come quello del divieto di utilizzo di pesticidi che sono riconosciuti come dannosi per la biodiversità, vedi il glifosato, giusto per citare quello più famoso, e non siamo riusciti a vietare neanche quello. Cioè, non siamo riusciti neanche, non dico dovunque, ma almeno nei siti Natura 2000, dove sono presenti habitat acquatici con specie particolarmente vulnerabili. E attenzione, questi dati li conosciamo tutti, che ISPRA ce li ha presentati benissimo. Noi sappiamo quali sono le specie vulnerabili, sappiamo quali sono i principi attivi che sono tossici per la biodiversità, quindi avremo tutti gli strumenti per poter applicare delle misure che diventino in qualche modo... io dico vincolanti, dopodiché ragioniamo su quello che serve per dare la giusta compensazione agli agricoltori. E dico subito che il criterio del pagamento dell'indennità Natura 2000 basato solo sul minor reddito e il maggior costo non è sufficiente. Lo abbiamo visto, non è sufficiente, ma non può essere chiaramente cancellato. Va integrato, e allora ragioniamo insieme su come poter modificare i criteri di attribuzione dei finanziamenti sull'indennità Natura 2000 e non, come dire, giochiamo sul fatto che non conoscendo i parametri o non avendo gli strumenti, semplicemente quella misura non la attiviamo. Solo 10 regioni hanno attivato l'indennità Natura 2000, solo 10. Allora, sì, tutto, come dicevamo, ho finito. La proposta è sicuramente dialogo, maggiore dialogo, maggior confronto, e dico, usiamo gli strumenti però che già ci sono. Usiamo gli strumenti che già ci sono. E vi porto solo un esempio. Io sono nel consiglio direttivo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in rappresentanza di 10 associazioni ambientaliste. Ci vivo nel Parco dei Sibillini, quindi conosco molto bene quella realtà, tra l'altro oggi gravemente colpita dal terremoto. Bene, una delle prime cose che è stata proposta dal rappresentante degli ambientalisti è stato di attivare il tavolo verde con tutte le associazioni agricole per incominciare ad avere un confronto preliminare rispetto ai problemi più importanti, più gravi, danni dei cinghiali piuttosto che prevenzione danni da lupo e via discorrendo. Questa cosa non c'era, il parco sta lì da 20 anni. Non è che non è servita una legge, una modifica, la riforma della 394, no. Bastava solo avere la volontà di chiamare le associazioni agricole, metterle intorno a un tavolo e confrontarsi con loro su come trovare le soluzioni migliori per risolvere i problemi. Oggi, con quelle associazioni agricole, in realtà una sola, le altre hanno deciso di non stare nella partita, oggi il parco si sta facendo promotore di un progetto nella misura 16.1, misura innovazione, i famosi PEI, sulla gestione innovativa del cinghiale, visto che è un problema che è stato richiamato più volte. Bene, noi cercheremo, perché poi bisognerà capire se la regione che valuta i progetti ritiene questo approccio alla gestione del cinghiale innovativo, perché poi bisogna anche fare i conti con chi valuta i progetti. Bene, quel progetto è basato su un principio molto semplice, che il problema del cinghiale non può essere fatto risolvere da chi lo ha creato, e cioè dal mondo venatorio. Fino ad oggi il parco aveva scelto solo una strada, quello di utilizzare i selecontrollori, cioè dare in qualche modo la possibilità ai cacciatori di tornare all'interno del parco. Abbiamo 160 selecontrollori
che abbatte, potrebbero abbattere 1000 capi di cinghiale l'anno, non riescono mai ad abbattere, arrivano 800-900 capi e su 3000 censiti. Bene, noi abbiamo detto che la soluzione è coinvolgere il mondo agricolo e renderlo protagonista della gestione del cinghiale, partendo da dei dati che ci dicono qual è il prelievo sostenibile, far sì che siano le aziende agricole a gestire le catture e creare una filiera che sia una filiera certificata soprattutto dal punto di vista sanitario. E quindi chi sta facendo tutto questo è stato il parco, che si è fatto promotore insieme a una delle associazioni agricole, non dirò quale per non imbarazzare le altre, proprio per cercare di trovare una soluzione che tra l'altro utilizza le risorse del PSR. Questo è un esempio di come si possono fare le cose, e non servono riformare la P94, non serve dover pensare di fare quali riforme della PAC, serve solo buona volontà. Grazie Franco, e perdonaci per avermi messo fretta, ma era per l'equilibrio in tutti gli interventi. Anche mi sembra che l'idea di trasferire un parte delle attenzioni per Natura 2000 sul primo pilastro sia un'idea su cui potrebbe valer la pena ragionarci. Di fatto sarebbe un po' traslare la compensativa della misura 12, che è volontaria, se vogliamo, a chi ne fa domanda, e comunque secondo pilastro trasferire quella risorsa lì di default a chi opera, in un'idea di condizionalità territoriale, se vogliamo, no? È chiaro che poi però siamo chiamati sul secondo ad avere una asticella più alta e quindi a un livello di impegno più alto, no? Però è proprio di questo genere di cose che dovremmo discuterne qui insieme in questi confronti. Benissimo, l'idea del tavolo verde mi sembra una buona idea, l'idea delle aziende agricole coinvolte direttamente nella gestione del cinghiale, ma potrebbe essere anche la conservazione di habitat o di altre cose, quindi dietro chiaramente remunerazione se necessario. Posso solo. Cioè, si era prenotato lui prima, e apriamo un breve dibattito, 10 minuti, se siamo bravi tutti. Le suggestioni per evitare che il fronte sia quello del 96-98, no? La colgo come tale. Allora, io sono d'accordo che chi fa agricoltura in Natura 2000 non può essere solo penalizzato. Allora, partiamo da qui e diciamo, chiamiamole indennità, compensazioni, greening rinnovato, è chiaro che bisogna riconoscere a questo Cristo, che non è solo quegli esempi virtuosi, perché io vado in giro a promuovere che si facciano altre aree protette, quindi potete immaginare i confronti a che livello arrivano, no? Quindi diciamo, la prima cosa che ti dicono, cosa può succedere? Siccome poi ci riusciamo pure, alla fine riusciamo a essere anche convincenti. Siccome non può essere questo, e chi sta nella per evitare l'effetto sfiga, direbbero l'effetto margine gli economisti, di chi sta fa agricoltura in questi contesti, siano aree protette o Natura 2000, bisogna rendere appetibile quell'agricoltura, d'accordo, però per fare questo bisogna che ci mettiamo d'accordo sul fatto che quell'agricoltura deve essere un'agricoltura di qualità. Ora, come la chiamiamo? Io la chiamerei biologico, però un gusto personale, no? È un'agricoltura che evita fitofarmaci, riduce i consumi idrici, bisogna essere d'accordo su questo, perché se non è così difficilmente riusciamo a raccontare a quel operatore che aumenta il suo reddito se punta la qualità. Quindi mettiamoci d'accordo su... Quando parli di agricoltura non sei di qualità, cioè sei d'accordo. Sì, però non... ok, capisco che le parole... È un'agricoltura che tutela la biodiversità? Mettiamola così, chiamala come vuoi, però è chiaro che chi sta là dentro deve sapere, e lo deve sapere il cittadino che poi acquista il prodotto, che sta facendo un'operazione culturale e di salutistica, posso dirla. Allora, quindi se non ci si mette d'accordo su questo, noi difficilmente riusciremo a uscire da questa spirale che è poco virtuosa. Capisco pure che adesso c'è un mondo dell'agricoltura che è in affanno, è in difficoltà, anche perché tante risposte non sono arrivate. Cioè, la vicenda della gestione della fauna selvatica, non ci vuole la rivoluzione, ci vorrebbe buonsenso. Io ancora non riesco a spiegare, che me lo chiede, come mai chi sta in un parco nazionale può superare il de minimis e chi sta fuori no.
io non l'ho capita e faccio fatica a spiegarlo. Per questo dico, riconoscere dal punto di vista giuridico il Sisi Natura 2000 in un quadro di certezza magari evita anche queste cose strane. Allora, c'è da fare un lavoro culturale sicuramente, e servono dei luoghi di confronto che bisogna inventarseli, perché non sempre, diciamo, te li danno a gratis. Con Domenico abbiamo deciso che la questione della fauna, i conflitti della fauna selvatica in Abruzzo lo dobbiamo affrontare, perché se non lo si affronta è inutile che parliamo di orso, di conservazione di lupo, perché non se ne esce fuori. Bisogna, credo, avere, dico buon senso, che ce l'abbiamo tutti quanti, diciamo, avere un obiettivo, un orizzonte, sapere che se non diamo uno scatto, difficilmente questo paese riesce a farcela su tutti i temi, perché poi la riduzione delle risorse che arriveranno a Bruxelles, i parametri che alla fine saranno mediati al ribasso, chi ci andrà di mezzo saranno quelli che faranno le scelte, hanno fatto le scelte pionieristiche, stanno nei luoghi più delicati, più sensibili, e sono quelli, diciamo, che continueranno ad essere quelli più sfigati. Siccome non possiamo più permetterci, cioè, direi, cerchiamo di capire i punti di caduta strategici, ma anche operare in maniera concreta per risolverli. Mitigare l'effetto sfida, come lo chiamano. Effetto margine, qualcuno. Va bene, tutto corretto. D'accordo. Confagricoltura voleva commentare un passaggio. Non è un problema. Vorrei ripartire da due elementi, cioè il paradigma è che devi cambiare l'approccio. Dove sta scritto che il glifosato va vietato nella Natura 2000 e il resto? Ora, le mie circolare, per circolare tutto non è per nessuno. Questo è un argomento qua, dentro. Per la voce no, mo mi fai parlare, tu hai parlato tanto. Dire che tu vai a togliere 2000 cinghiali nel Parco del Pollino, quando dopo una settimana te ne tornano 40.000 da un'altra valle, non serve a niente. Il problema è o affrontiamo con un criterio reale, coerente, il problema della fauna selvatica, il problema della gestione dei residui naturali 2000, credendo di far partecipare. Io quando parlo con i miei colleghi abruzzesi, lupo e l'orso l'abbiamo salvato noi agricoltori, mica il parco, perché se noi volevamo eliminarli non ce n'era per nessuno negli anni in cui furono. Noi siamo coscienti che è un patrimonio. Io con la mia azienda negli anni 70 sono stato cacciato dall'area a fare la monticazione a ridosso dell'area più importante del parco. Dopo 20 anni non c'è più tassi che la pensione, mi ci hanno mandato, mi danno anche l'indennità. Questa è la crescita culturale che serve per far sì che un argomento come quello ambientale sia elevato da tutti e non solo da qualcuno. Questo è importante. La PAC, caro Ferroni, attenzione, parli con l'organizzazione che ha detto che probabilmente il tuo pilastro non è un pagamento di premi, è un aiuto al reddito, e andrebbe pagato non sull'ettaro, ma su quello che tu produci come agricoltura attiva. Non ci sente nessuno, nemmeno i tuoi colleghi di Bruxelles, perdonami se te lo dico, frequentando. Allora il problema è anche lì. La PAC è uno strumento che serve a fare politica delle aziende agricole attive sul territorio. Andrebbe non collegata al pagamento ad ettaro, ma andrebbe collegata a quello che è il risultato economico che l'azienda dà, in termini non solo di reddito, ma anche di impatto sull'ambiente, di ruolo che è sull'ambiente. Io non posso essere considerato qualcuno che la mattina si alza, che va a zappettare per favorire quello o quell'animale. Io sono un imprenditore. Siccome sono un imprenditore che è coerente e cosciente sul territorio, voglio rispettare le regole, se le rispettiamo tutti. Se le rispettiamo tutti, vi dico un ultimo esempio e poi chiudo. Abbiamo fatto una domanda per tagliare due alberi, per fare un esempio. La faccio nel mio comune, che è fuori dall'area Natura 2000, mi dà l'autorizzazione CFS con il comune. La faccio nell'area Natura 2000, ci vuole il parere dell'area che è stata questo ente istituito. Non c'è, perché non ci sono. Albero è quello, albero è quell'altro. Cioè, non è possibile che ci sono queste incongruenze. Io vorrei che le regole siano uguali per tutti, che ci sia un ente, che sia il Ministero dell'Ambiente, che sia la Regione, che sia qualcun altro, che mi dice le scuse che servono per creare degli elementi di criticità sul territorio a sfavore di una categoria, che è quella del settore primario, devono scomparire. Io un albero voglio tagliare, o dentro o fuori, non mi interessa. La stessa cosa, abbiamo fatto un progetto per rinnovare
l'alloggio di coloro che fanno la monticazione. Fuori si tratta di 2000 il progetto attuato, il bene ambientale, chiunque, comune non ha restituito. Lì serve il parere del parco. E chi è? Nostradamus, che può dire o no. Non esiste in democrazia una cosa del genere, questo dico io, un parere unico. Sì, ma proprio ente pubblico, io faccio una domanda, la mando al comune, te la mando in parere, non devo essere io beneficiario a moltiplicare il numero di domande, perché altrimenti stare in quell'area non è un pregio, è un vincolo che non esiste, questo è il problema. Grazie Domenico, ti chiamo per nome così evito di sbagliare sigla. Hai sollevato una serie di richieste di intervento, non credo di riuscire che riusciremo a gestirle tutte fino in fondo, quindi chiedo anche a chi vuole replicare di essere molto sintetico. E volevo dire una cosa, va bene, forse mi è sfuggita, però stamattina mi aveva colpito, si parlava di facilitatori o comunque di figure capaci di fare da intermediazione, comunque per facilitare dei percorsi. Chiaro che si parlava di cose molto specifiche, mi rendo conto che l'autorizzazione al taglio per lo stesso albero dentro o fuori richiede, prego, fa molta differenza, ma forse quell'albero assume un significato diverso stare dentro o fuori da quella zona. Certo, non possiamo chiedere all'agricoltore che sbrogli il garbuglio forse fino in fondo da solo, potrebbe essere la professione di un agronomo consulente, ma forse da solo non ce la fa neanche lui, forse c'è bisogno di anche figure professionali che sul territorio sappiano fare da raccordo e facilitare, o l'ente pubblico, qualora sia abbiano stesso la capacità amministrativa di farlo, se già ha finito la lista delle cose da fare della settimana, perché sono sempre più lunghe queste liste e le persone che devono farle sono sempre poche. Maria Grazia, prego. Sì, solo per due cose che io credo importanti. Io condivido che bisogna cambiare l'approccio, nel senso che la presenza delle aziende agricole dentro un'area Natura 2000 è un'opportunità per il territorio, è un'opportunità anche per l'agricoltore. E però in questo cambio bisogna ascoltarci un po' reciprocamente, perché qualche cosa va modificata per rispondere a questo obiettivo, se no non ce la si fa. Per esempio, io condivido molto quello che diceva anche Franco rispetto all'affidamento di servizi agli agricoltori sul territorio. È poco praticata, facciamolo di più, è un'opportunità di aumento del reddito, mica per forza si deve fare un'agricoltura intensiva per aumentare il reddito, troviamo le altre forme che sono compatibili, quindi questo, gli esempi ci sono, usiamo quegli esempi, e questo è uno. L'altro, per esempio, io condivido anche questa cosa di qualificare il primo pilastro anche aumentando, diciamo, e gli obiettivi, si parla di supercondizionalità, questa idea sulle aree protette mi sembra giusto, ma un'indennità in più, è facile chiedere all'agricoltore un piccolo impegno in più, perché se si dà un'indennità in più nelle aree Natura 2000 senza chiedere un piccolo impegno in più, uno, allora io vi faccio questo esempio molto semplice, la questione, usciamo dalle logiche contrapposte sulle questioni glifosato. Utilizziamo un ragionamento che riguarda i diserbanti. Noi eravamo qui la settimana scorsa per la presentazione del rapporto ISPRA sui pesticidi nelle acque. Quelli più dannosi in assoluto sono i diserbanti, perché si vanno direttamente nel terreno, vanno direttamente nell'acqua. Io capisco, gli agricoltori hanno difficoltà nei sistemi di difesa, perché se rischiano di perdere il raccolto per un attacco o di varie possibilità, è chiaro che uno tende a difendere la propria coltura. Ma sui diserbi le alternative ci sono. E io ho partecipato la settimana scorsa a un convegno a Bello, un professore dell'Università di Pisa ci ha illustrato tutte le alternative all'uso del glifosato, tutte, di varia natura. Allora, almeno sosteniamo quelle nelle aree Natura 2000, perché se no come si fa a dare un impegno in più agli agricoltori? Perché, e con questo chiudo, è vero che il glifosato... le agenzie europee EFSA e ESHA non l'hanno classificato probabile cancerogeno, però l'ESHA
nel parere che ha dato, ha detto non è probabile cancerogeno secondo noi, ma è fortemente dannoso per la biodiversità e per l'ambiente acquatico. Allora, almeno nelle aree Natura 2000, proviamo a superarlo l'uso dei diserbanti. Forse questo obiettivo ce lo possiamo porre. E l'indennità in più all'agricoltore gliela diamo per quello. Benissimo, grazie. Sicuramente va chiesto di fare qualcosa in più. Qualche altra replica? La Confagricoltura... Molto telegrafico, giusto per rispetto a chi è appazientato, per conclusione. Volevo solamente richiamare l'urgenza di interventi rapidi per risolvere questioni importanti per gli agricoltori. Attualmente in siti Natura 2000, parchi regionali, dove comunque vengono presentati progetti di sviluppo, questo va assolutamente chiarito. Qui deve fare pace l'agricoltura con l'ambiente per capire cos'è effettivamente uno sviluppo sostenibile, ma questo spero di riusciremo a chiarirlo nei prossimi incontri. Io vorrei riuscire a dare, semplicemente leggendo due righe di una prescrizione ricevuta da un progetto presentato 4 anni fa in un'area protetta che ha seguito di diverse vicissitudini, ha espresso un suo parere l'altra settimana, quindi parliamo di 4 anni per avere la risposta per un progetto che riguardava un intervento di un centro per cavalli, un maneggio per cavalli, quindi parliamo di un centro sportivo perfettamente compatibile con il resto. Vi tralascio le prescrizioni sull'edificio e sulle caratteristiche che doveva avere l'edificio. Si chiede che nelle coltivazioni cerealicolo foraggere, preferibilmente nelle operazioni di spalcio, impiego di barra di involo, che sarebbe la barra che si deve mettere accanto davanti alla falciatrice, inizio delle lavorazioni dal centro del campo con direzione centrifuga, adozione di un'altezza di taglio più elevata, realizzazione delle operazioni a minore velocità di esecuzione e possibilmente esclusione di irrigazione. Vi tralascio il resto. Semplicemente l'adozione di un'altezza di taglio più elevata significa reddito inferiore, cioè significa produzione inferiore per l'agricoltura. Cioè questa prescrizione costa all'agricoltore, qualora l'applicasse all'anno, la perdita di un terzo, un quarto, ma forse pure il 10% del suo reddito. Vi ho comunicato prima che il reddito dell'agricoltore annuale va al pelo, cioè significa che perdere il 10% di una produzione è tanto, e questa è una prescrizione, quindi è un qualcosa che se non viene fatto chiaramente avrà le sue conseguenze. Io a questo mi riferisco, tutti disponibili a fare questo, ma se c'è questa necessità siamo i primi, non abbiamo nessun interesse a non farlo. Il problema è quel 10%, 20%, 30% di perdita di lavoro, di reddito, chi lo paga? Tant'è comunque quello che è scritto nella letterina. Torniamo alle capacità amministrative del Franco, scusa, c'era lui che si era candidata. No, volevo richiamare che il discorso che però dobbiamo anche, è vero, avere un dialogo, ma tenere presenti poi quali sono le finalità di una rete Natura 2000, un'area protetta. Un albero dentro e fuori Natura 2000 non è lo stesso albero, non c'è niente da fare. I servizi che quell'albero offre, a ragione o torto, sono differenti e occorre tutti farsene carico. Lo diceva Franco, esistono delle possibilità di mitigare queste cose e di portare degli incentivi, ma la baseline deve rimanere salda, altrimenti
non, il dialogo non può essere, e anche l'agricoltura di qualità, è vero, l'agricoltura, fare una distinzione tra agricoltura di qualità e agricoltura di non qualità a volte è difficile, però ci dobbiamo rendere conto che ci sono dei dati che ci dicono che qualcosa non ha funzionato in questi anni. Il calo degli indici di biodiversità è drammatico, e il calo degli indici di biodiversità significa che sono degli indici, sono dei metodologi, che qualcosa non ha funzionato anche nei confronti probabilmente dell'uomo, e lo si sa, sempre più vengono fuori delle potenzialità anche dannose per l'essere umano. Quindi l'agricoltura di qualità, evidentemente così tanto di qualità non è stata, dobbiamo metterci un tavolo insieme e cercare delle soluzioni, perché se si vuole soltanto star fuori dalle regole, purtroppo questo non funziona. Sediamoci e troviamo quali sono il modo migliore di stare però nelle regole, ma nelle regole di starci. Devo chiedervi di chiudere, non so se sto rubando la parola a qualcuno, ma sono veramente finiti i termini. Mi piaceva forse, magari con l'aiuto di Danilo, fare una super brevissima sintesi. Mi sembra che le parole chiave venute fuori da questa tavola rotonda siano in gran parte ripetute da entrambi i fronti, ovvero sempre una comunicazione più condivisa, un'integrazione delle misure, una partecipazione ai processi decisionali, una partecipazione degli enti di gestione, ricostruire una filiera all'interno dei parchi, dando valore ai parchi anche in termini di programmazione e di presidi. Anche il dibattito degli ultimi interventi mi sembra che faccia emergere che c'è comunque ancora necessità di sedersi veramente a un tavolo e condividere, perché penso che tutte e due le parti ancora non conoscano la materia avversa, tra virgolette, nel dettaglio, perché penso che a volte ci sia ancora carenza di comunicazione, perché moltissime misure che vengono viste come vincoli non sono cogenti per Natura 2000, delle due l'una: la Commissione europea dice che non abbiamo abbastanza misure cogenti nei siti Natura 2000, e dall'altra ci dicono Natura 2000 ci sono troppi vincoli, quindi sediamoci a un tavolo e vediamo di cosa stiamo parlando. Penso che l'occasione la stia effettivamente dando il periodo che stiamo affrontando, ovvero un nuovo format del PAF, possibilità entro il 2019 di avere delle idee chiare per la proposta post 2020. Veramente penso che ci siano tutti gli strumenti e forse anche la buona volontà di tutti gli attori. Quindi direi che la giornata di oggi e la tavola rotonda conclusiva di ora stia delineando questa possibilità di confronto. È ovviamente un confronto costruttivo, ma che ha gli strumenti da tutti i punti di vista, nazionale e comunitario, per far sì che appunto ci si confronti sulle cose reali, concrete. La Commissione stessa, e ne abbiamo ha aperto il convegno oggi anche il direttore Gatto ricordandolo, ci chiede sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista agricolo di parlare di obiettivi quantificabili, quindi veramente sederci a un tavolo e dire cosa serve all'agricoltura, cosa serve all'ambiente, troviamo una quadra e facciamolo convogliare nelle possibilità di finanziamento della prossima PAC. È un processo complesso, detto così sembra banale, però vuoi aggiungere qualcosa? Io giusto, proprio telegrafico, condivido tutto quello che hai detto. Aggiungo come parole chiave competenze da tutte le parti, da parte degli operatori, da parte di chi gestisce queste aree di particolare pregio ambientale, da parte delle autorità che devono controllare e fare le regole. La letterina appena letta, che ci lascia perplessi, ci apre uno squarcio su dei coni d'ombra che secondo me andrebbero illuminati rispetto al saper fare le cose. Possono essere scritte bene, ma applicare bene cose scritte bene è cosa diversa. Sicuramente le motivazioni, perché i casi di studio che abbiamo visto oggi, oltre alle competenze, aggiungono una motivazione di partenza, sono partiti facendo a meno di compensazioni, aiuti, incentivi. Prima di tutto è la motivazione. Mi ha colpito il passaggio di qualcuno che diceva: io dovevo guadagnare come guadagnava una normale persona, da un lavoro ordinario.
mi è bastato quello per andare avanti. Ecco, garantiamo almeno ci sia quel reddito di base. Mi sembra che il punto di partenza sia buono. Chiaro, le posizioni sono diverse perché in qualche modo, anche se qualcuno è d'accordo, comunque di interesse si parla, portatori di interesse. Beh, l'interesse è anche conservare bene l'ambiente, è un interesse se vogliamo, no? Quindi comunque sono prospettive diverse, ma mi sembra che tutti certi principi li condividano, c'è da capire solo il come. Che l'agricoltura debba essere sotto certe forme, questo è assodato. Che l'ambiente dica l'agricoltore deve far reddito, mi sembra assodato. Forse il come, non è poco, ma ci resta a stabilire il come. Grazie a tutti per i contributi, spero sia l'inizio e non la fine del percorso. Non so se la dottoressa Gerratano vuole fare un saluto, siamo esausti tutti. Molto proficua, io ho sentito finali che riportano il fatto al nodo fondamentale, e bisogna sempre comprendersi bene, perché certo la prescrizione che c'è è di fare sul posto, l'altro non è tutta una sentenza. Poi la domanda, come pensare di evitare che il tema di essere in mano aperto in un'università ha un valore aggiunto, perché una biodiversità sociale deve conservare l'università, quindi questo comporta un modo di affrontare le questioni diverso rispetto alle aree che non sono protette, una competenza diversa e soprattutto probabilmente c'è ancora da lavorare il tema della comunicazione anche nei livelli sia degli enti che degli istituti. Dopo di questo, la riporta che il corso della sessione, anche quando abbiamo fatto, alcuni di voi erano, mi ricordo, anche nell'incontro del corso con la Commissione europea, no? Di il tema che viene fuori è che avete sollevato con la situazione di categoria il fatto che fanno un conflitto che è sempre in verità niente. Allora sicuramente su questo c'è da lavorare per migliorare il contesto, il quadro. Cerchiamo di prendere lo spirito positivo di questa giornata per confrontarci, evitare poi di dover leggere costruzioni o pareri che vanno evitato, ma questo è sistematico, qualcosa che non ha funzionato, e soprattutto che nei contenuti sia per la carenza di applicazione che valga per l'Italia, non che poi abbiamo situazioni di regione, le situazioni invece dove questa conoscenza magari non c'è, e poi va a scapito dell'operatore, dell'imprenditore, che viene posto per avere verità, non accetta che si vengano scaricate magari le questioni non nel modo che è. Quindi lavoriamo insieme in un punto positivo, perché altrimenti facciamo passo indietro e fanno una mano. Grazie a tutti voi per questo. Consentitemi solo di ringraziare i colleghi di Protezione Natura, gli informatici e ISPRA che ha consentito la registrazione degli interventi, quindi a breve metteremo online materiali.